Ogni giorno volano in tutti i cieli del mondo oltre 100.000 aerei di linea. In ogni momento, incluso questo istante, circa 1 milione di persone sono sospese e stanno viaggiando sopra di noi. Come ho già detto più e più volte, i dati parlano da soli. I viaggi in aereo sono considerati il mezzo di trasporto più sicuro al mondo. Certe volte, però, alcune complicanze ed imprevisti ci sono anche qui. Errori umani, guasti meccanici, attentati, sono solo alcuni dei motivi che possono trasformare un tranquillo viaggio in una tragedia senza precedenti. In questo video vediamo 7 disastrosi incidenti che sembrano usciti da film, ma che invece sono successi. Il disastro di Tenerife è considerato il più grave incidente dell'intera storia dell'aviazione. Siamo nel 1977, all'aeroporto dell'isola Tenerife, sulle isole Canarie. Era un pomeriggio buio e il disastro che sarebbe avvenuto qualche ora dopo è stato causato da una serie di sfortunati fattori. In primis la pista dell'aeroporto, che aveva una scarsissima visibilità dovuta alle condizioni climatiche. Il traffico a terra tra aerei in sosta e quelli in partenza, quindi, poteva essere comunicato solo via radio. Tutto inizia quando un grosso Boeing 747 a pieno carico di passeggeri e di carburante attende l'autorizzazione dalla torre di controllo per decollare. Quel giorno, per altri strani fattori, vi era un sovraffollamento di aerei in sosta e a peggiorare la situazione erano anche le difficili incomprensioni e le linee radio disturbate tra comandanti e il personale delle torri, quest'ultimi con una padronanza dell'inglese non proprio perfetta. Fatto sta che a seguito di un'incomprensione, il comandante del Boeing olandese capì che la pista era stata liberata e che aveva l'autorizzazione a decollare. A questo punto, una volta allineato, l'aereo iniziò subito a prendere grande velocità. Aveva appena toccato i 300 km orari quando si accorse improvvisamente che davanti a sé un altro grosso aereo stava facendo manovra. Ormai era troppo tardi per frenare, l'unica soluzione era provare con una manovra brusca ad alzare l'aereo, ma purtroppo, visto il grande carico, i 300 km orari di spinta non bastarono a farlo alzare e l'incidente fu inevitabile. Il numero totale delle vittime fu senza precedenti, 583. Questo che sto per raccontarvi non è proprio un incidente nel vero senso del termine, ma un tentativo folle di un pilota suicida. È un disastro avvenuto ai nostri giorni, precisamente nel marzo del 2015. Molti di voi se lo ricorderanno per averlo visto al telegiornale. Si tratta della compagnia tedesca Germanwings, a rientro dopo essere partito dall'aeroporto di Barcellona. Il copilota, Andreas Lubitz, un ragazzo di 27 anni, aveva iniziato a lavorare per la compagnia già da 7 anni, dopo essersi formato nelle migliori scuole di aviazione in Germania e negli Stati Uniti. Purtroppo però, già all'età di 22 anni, soffriva di una grave depressione, che però riuscì, almeno clinicamente parlando, a superare, completando di fatto tutti i test medici e psicologici che devono compiere tutti i piloti prima di pilotare aerei di linea. Quel 24 marzo però, qualcosa di brutto ad Andrea scattò nella testa. L'aereo, con a bordo 150 persone, si trovava a metà del tragitto, sul territorio francese. All'improvviso, senza che nessuno lanciasse l'allarme, il copilota fece scendere velocemente l'aereo di oltre 5.000 metri. I membri dell'equipaggio immediatamente, compreso il primo pilota che era uscito un attimo, andarono a controllare nella cabina dei comandi cosa fosse successo. Scoprirono che il copilota si era chiuso dentro da solo. Voi vi chiederete, non potevano sfondare la porta? Dovete sapere infatti che in seguito all'11 settembre sono state introdotte molte nuove misure antiterrorismo, tra cui l'aggiunta di una speciale porta blindata in grado di chiudersi da dentro e impedire l'accesso a chiunque, inclusi gli altri membri dell'equipaggio. Dai radar inoltre, questa discesa improvvisa non passò inosservata, tant'è che furono numerose le chiamate da terra per chiedere cosa stesse succedendo, tutte furono ignorate. Fu deciso quindi di avvertire la difesa aerea francese, che immediatamente mandò un caccia militare per controllare la situazione. Neanche il tempo di raggiungerlo che l'aereo continuò imperterrito a scendere, fino poi a schiantarsi a tutta velocità contro le Alpi francesi. Inutile dire che tutte le 150 persone presenti persero la vita. Un altro curioso incidente è quello successo ad un volo partito da New York diretto a Seoul, capitale della Corea del Sud. Dopo aver effettuato uno scalo intermedio in Alaska per rifornire i serbatoi, l'aereo era decollato per proseguire la rotta verso il piccolo stato asiatico. Ai comandi vi era un capitano con una lunghissima esperienza di volo. Infatti, come vedremo, a causare l'incidente che spense 269 persone non fu per colpa sua. Come potete vedere da questa immagine, per arrivare in Corea, l'aereo doveva seguire un itinerario
orario ben preciso, che però per qualche strano motivo non fu rispettato. Era infatti stato inserito il pilota automatico, che a quei tempi era molto diverso da quello che abbiamo oggigiorno. L'apparecchio infatti calcolò automaticamente l'itinerario, seguendo la direzione magnetica terrestre e quindi la più breve. Il problema è che a metà l'aereo è giunto in una base militare sovietica, nonché una delle zone più sensibili al mondo, invadendo di fatto lo spazio aereo russo. Come da protocolli sovietici, due caccia militari, convinti di una minaccia, lanciarono dei missili terra-aria, che men che non si dica colpirono l'aereo di linea, distruggendolo e facendolo sfracellare a terra. Dietro a questo fatto, ovviamente, si sono poi ipotizzate numerose tesi alternative e teorie di complotti e spionaggi. Torniamo di nuovo ai nostri giorni. Il volo dell'Air France 447 è un altro gravissimo e catastrofico incidente avvenuto nel 2009, nella rotta tra Rio de Janeiro e Parigi. L'aereo stava viaggiando in condizioni normali sull'Oceano Atlantico, si trovava infatti ad un'altitudine di 10.000 metri ad una velocità di 840 km orari. All'improvviso una violenta turbolenza atmosferica si scatenò nei cieli, che danneggiò alcune attrezzature dell'aereo, al punto tale che il pilota automatico si disattivò automaticamente. Uno dei primi guasti avvenne ai tubi di Pilot, uno strumento utilizzato su tutti gli aeroplani per determinare la velocità, prendendo come riferimento l'aria. La tempesta sull'oceano, infatti, aveva formato dei microcristalli di ghiaccio nell'aria, che hanno ostruito questo preciso strumento. In seguito, come una reazione a catena, un problema ne scatenò un altro. Dal problema di velocità errata si passò a piccoli problemi di depressurizzazione, fino ad arrivare ad errori dei computer della cabina comandi. Si ipotizza forse in seguito ai continui dati errati che gli strumenti mandavano. Tutte queste anomalie, come detto prima, fecero da un momento all'altro disattivare il pilota automatico. Secondo un'agenzia governativa francese che indaga sugli incidenti aerei, i tre piloti presenti non erano stati addestrati abbastanza per pilotare un aereo del genere in modalità manuale, o perlomeno non erano in grado di agire tempestivamente in seguito a tutti gli errori dei sensori di bordo. Può sembrare una cosa assurda, eppure nel 2009 non era un requisito di formazione standard per poter pilotare un Airbus. Fatto sta che in seguito a tutti questi malfunzionamenti, l'aereo perse velocemente di quota, fino ad impattare violentemente sull'oceano. Purtroppo nessuno riuscirà a sopravvivere, portando il numero delle vittime a 228. Come abbiamo visto nell'incidente precedente, gli errori meccanici insieme agli errori umani causano inevitabilmente disastri. Ma cosa succede quando il danno è causato solamente dall'uomo? In questo incidente del 2002, infatti, a causare il disastro e la morte di 225 persone è stata solamente una manutenzione inadeguata. Era il 25 maggio, un Boeing a pieno carico è appena decollato dall'aeroporto di Taiwan con destinazione Hong Kong. Circa 20 minuti dopo, l'aereo sparisce improvvisamente dai radar, suggerendone un'esplosione improvvisa in volo e il successivo impatto contro il mare. Ma cosa era successo? Dopo molte settimane di indagini, si scoprì che ad aver causato l'esplosione fu una decompressione esplosiva in seguito ad un cedimento strutturale della parte posteriore dell'aereo, indotto da un affaticamento del metallo. L'aereo, infatti, esattamente 20 anni prima, era stato coinvolto in un non grave incidente in pista. In fase di atterraggio, infatti, la coda aveva urtato il suolo. Venne poi riparato, ma senza seguire le severe direttive del manuale di riparazione della Boeing. Nel corso degli anni, infatti, dopo numerosissimi cicli di pressione e depressurizzazione, la riparazione di fortuna finì per indebolirsi, fino a cedere in volo e causare la tragedia. Era il 21 dicembre del 1988, un tempo in cui la sicurezza degli aeroporti non era ancora abbastanza elevata da prevenire pianificati attacchi terroristici. Quella giornata un grosso Boeing 747 con a bordo 259 persone decollava dall'aeroporto tedesco di Francoforte per arrivare a Detroit con uno scalo intermedio a Londra e poi a New York, dove non arrivò purtroppo mai. Alle 19.01 il comandante dell'aereo, che si trovava sui cieli della Scozia, chiese il permesso per dirigersi sull'Oceano Atlantico, ma questa fu l'ultima comunicazione radio che l'aereo mandò. Esattamente un minuto dopo, infatti, il velivolo sparì improvvisamente dai radar. Una bomba artigianale all'interno di una valigia era esplosa aprendo una grossa voragine nell'aereo, con conseguente effetto che il velivolo perse di quota e si schiantò a terra nel giro di pochi minuti, in una piccola cittadina in Scozia, in un'area residenziale uccidendo ulteriormente 11 persone. In totale le vittime furono quindi 270.
Ad indagare fu immediatamente il governo britannico, il quale scoprì subito le dinamiche dell'incidente e la motrice terroristica. La cosa che fa arrabbiare è che il governo statunitense era a conoscenza di questo fatto. Esattamente 16 giorni prima della strage, una chiamata anonima era arrivata dall'ambasciata americana di Helsinki, spiegando che nel giro di poche settimane un aereo che partirà da Francoforte sarà vittima di un attentato terroristico. Parole che, visti i fatti, non vennero propriamente ascoltate. Diversi anni dopo si scoprì che questo attacco fu architettato da un agente segreto del governo libico come vendetta per l'abbattimento accidentale del volo Iran Air 655 da parte degli Stati Uniti con un missile, che adesso vedremo. 3 luglio 1988. Un Airbus, partito dall'Iran con destinazione Dubai, viene intercettato da una nave dell'esercito degli Stati Uniti. I due mezzi si trovavano sullo stretto di Hormuz, acque che dividono l'Iran dall'Arabia Saudita. Per qualche strano motivo, la marina americana sganciò dei missili terra-aria che immediatamente colpirono il grosso aereo di linea e ne disintegrarono in volo, uccidendo tutti i 290 passeggeri. Ricordiamo inoltre che l'aereo non stava invadendo nessun luogo sensibile, anzi era su spazio ancora iraniano. A quanto pare l'aereo venne confuso con un loro caccia militare. Anche se l'esercito iraniano non sostenne mai questa ipotesi, è convinto che non si è trattato di un semplice incidente, ma di una cosa voluta. Ovviamente le polemiche non furono poche. Ad aggravare la situazione, infatti, erano già le tensioni che c'erano ancora prima dell'attacco. Il governo americano espresse rammarico per la grave perdita di vite umane, ma non ammise mai l'errore e non mandò mai scuse ufficiali. Dopo diversi anni, però, presso la Corte di Giustizia delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti accettarono di pagare 61,8 milioni di dollari a titolo di risarcimento alle vittime, pari a 210 mila dollari per ogni passeggero.